si è svolto a Roma lunedì 2 dicembre 2019 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza il convegno dal titolo La storia militare nell'Università Italiana. La giornata di studi, organizzata dall'Ateneo insieme alla Società Italiana di Storia Militare, ha inteso sviluppare una riflessione condivisa circa il ruolo presente e futuro della storia militare in ambito accademico. Il convegno è stato aperto dal magnifico rettore Antonello Folco Biagini, a cui ha fatto seguito la presentazione dell'anagrafe degli studiosi di storia militare italiana a cura del presidente del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari Nicola Labanca e la presentazione della collana SISM Aracne Fucina di Marte e del volume dal titolo Clausewitz in Italia e altre lezioni di storia militare a cura del presidente della Società Italiana di Storia Militare Virgilio Ilari, opera che approfondisce il rapporto tra storia militare e storia politica, sociale, economica e giuridica della guerra e delle istituzioni militari e la critica storica delle teorie militari. La scomparsa del dottorato di ricerca in storia militare e la chiusura delle poche cattedre di ruolo per pensionamento dei titolari costringe oggi laureandi e dottorandi italiani a trasferirsi all'estero, come ad esempio presso il prestigioso Dipartimento di War Studies del King's College di Londra. Il convegno di studi ha dunque inteso avviare un dibattito e lanciare nuove proposte in merito alla necessità attuale di una critica storica del sapere sulla guerra e sulle scelte strategiche dei governi, una esigenza che è stata colta dalle maggiori università occidentali, ma che in Italia non è stata tuttavia debitamente acquisita. La tavola rotonda, intitolata Formazione scientifica e prospettive dei giovani studiosi di storia militare, ha dunque visto intervenire eminenti studiosi ed esperti del settore, che si sono confrontati sui temi della formazione scientifica e delle prospettive dei giovani studiosi di storia militare italiana.